Ciao a tutti! La scorsa settimana, come sapete ormai dai vlog, perché ce ne sono stati tantissimi, sono stata al Cosmo Prof. Vi lascio poi tutti i vlog qui nell'info box, mi pare che fossero quattro in tutto, forse in realtà del Cosmo Prof solo tre. Comunque ve li lascio assolutamente qui nell'info box e in questo video volevo farvi vedere tutte le cosine che ho ricevuto. Devo fare una premessa, nel senso che dagli altri video, gli altri anni, mi sono resa conto che, cioè, avevo immaginato perlomeno, che gli stand dessero molti molti più campioncini. In realtà io questa cosa non l'ho riscontrata, nel senso che quello che vedrete l'ho ricevuto perché comunque avevo ricevuto delle email o mi era stato chiesto di passare agli stand, perciò ci sono andata perché mi avevano invitata, altrimenti non ho notato e non ho trovato degli stand che regalassero molto volentieri campioncini o cose del genere, perlomeno non tra quelli in cui sono stata io. So che invece altre ragazze hanno ricevuto molto negli stand cinesi, asiatici, in generale giapponesi, però io non credo di esserci stata e per di più non avevo i bigliettini da visita, sono la solita sprovveduta e quindi non più che presentarmi un pochino dicendo il nome del canale, ma comunque, cioè, è difficile, mi sembrava un po' brutto, quindi quello che ho ricevuto è stato perché mi era stato chiesto di passare agli stand. E un'altra cosa che ci tenevo a dirvi è che in un vlog vi avevo già mostrato una parte degli acquisti, credo che fosse il vlog del primo giorno, perché le cose che vi faccio vedere oggi mi sono state omaggiate, tutte le altre cose invece le avevo acquistate io e ve l'avevo detto appunto sicuramente nel vlog, quindi erano in realtà solo i pennelli Real Techniques e la Simil Beauty Blender che ha fatto Real Techniques. Non sto a rifarvela vedere perché ho davvero tantissime cose che ho ricevuto da farvi vedere e preferisco prima, cioè preferisco farvi vedere quelle e non ripetermi visto che le altre le avevate già viste. Sì, penso che si sia capito. Ok, parto a farvi vedere che cosa ho ricevuto. L'ultimo giorno, addirittura prima di andare via, sono passata allo stand Tangle Teaser, ma proprio tipo 10 minuti prima di andare via e ho ricevuto questa spazzola. Questa qui è la The Original, quindi la classica spazzola Tangle Teaser e sono proprio i colori che volevo io, nel senso che sono la parte delle setole, dei dentini è fucsia e l'altra parte invece è in questo azzurro cielo, azzurro molto intenso. Era proprio esattamente quella che volevo io. Lo stand non vendeva, ma appunto me l'ha omaggiata in quanto youtuber. Avevamo anche ricevuto una mail che chiedeva di passare da NYX, quindi siamo passate allo stand. Parlo al plurale perché ero con la Gaia e vi lascio qui nell'info box il link al suo canale, al suo vlog del Cosmo Prof e anche al suo video haul che lei l'ha già fatto, è stata più rapida di me che invece ci ho impiegato qualche giorno. Comunque siamo passate allo stand di NYX e ci hanno dato questo sacchettino carinissimo con dentro dei prodotti molto carini di cui che sono contentissima di provare. Prima di tutto ci hanno dato questo qui che si chiama Chew Timer ed è praticamente un eyeliner doppio. Da una parte ha la punta con l'eyeliner in penna e dall'altra invece c'è la punta della matita, quindi del Kajal, quelle automatiche, quindi che dovete girare. Ovviamente è un haul, cioè è un video solo per farvi vedere le cose che ho ricevuto e come sempre fatemi sapere voi nei commenti di cosa vi piacerebbe poi vedere magari la recensione. Io ovviamente proverò tutto, quindi man mano se no li vedrete nei bocciati, nei preferiti, nei terminati. Sempre il sacchettino conteneva anche questa palettina che si chiama Adorable e che già dal nome secondo me rende l'idea perché ha dei colori che sono molto molto portabili e molto carini rispetto a quelli che sono i miei gusti, perché ci sono dei nude, sia matte, c'è un colore abbastanza scimmerino. Questa qui non vedevo l'ora di fare il video per poi provarla e penso che la vedrete prestissimo in qualche tutorial. E per finire il sacchettino conteneva tre prodotti labbra. Questo qui ce l'avevo già, l'avevo preso in Svizzera, ve l'avevo mostrato all'epoca nel video haul. È il Butter Gloss Tiramisù, quindi BLG07 Tiramisù. E questo qui l'avevo già, quindi penso che lo terrò per qualche giveaway.
Poi ho ricevuto questo matitone che sembra un po' i chubby stick e si chiama Chunky Dunk e il numero è il CDHL03, comunque è il numero 03, quindi è un colore molto labbra, molto color carne, simile al mio colore delle labbra, insomma. E questo qui non vedo l'ora di provarlo perché sono i classici colori che mi porto in borsetta. E per finire ho ricevuto questo che mi ispira moltissimo ed è il Soft Matte Lip Cream di cui ho sentito parlare tantissimo, soprattutto nei video delle ragazze americane. E ho ricevuto il numero 17 Ibiza. Anche in questo caso è un color labbra, però rimane leggermente tendente all'aranciato, un po' un mix anche con un color anguria, quindi è un prodotto che mi ispira tantissimo, soprattutto perché ho visto e letto cose grandiose a riguardo. Poi siamo state a trovare Salvatore, che è un ragazzo tra l'altro che segue il canale, quindi gli mando un bacio e lo saluto. E lui appunto ci aspettava allo stand Eva Garden. Ho appena scoperto, proprio prima di iniziare a girarvi il video, che ne ho combinata una delle mie, perché praticamente lui ci voleva, beh, ci ha omaggiato alcuni prodotti che adesso vi faccio vedere, e poi ci voleva regalare una maglietta che disegna lui insieme ad altre persone. La maglietta in questione che ho scelto è questa qui, con scritto Shut Up, sto mettendo il mio smalto. E in sé non c'è niente di male, anzi è una maglietta carinissima. Il problema è che ho preso la L, quindi mi sta non 10 volte di più e mi dispiace un sacco perché in realtà non vedevo l'ora di poterla utilizzare, volevo metterla domani sera con una giacca. Quindi vabbè, fa niente, adesso scriverò a Salvatore e glielo dirò, ma comunque lo scoprirà anche dal video. Aveva appunto questa linea di magliette carinissima perché su ognuna c'era scritto qualcosa di diverso. Ce n'era una con scritto baciami, tanto il mio rossetto è ultra lasting, o se no non piangere anche se il tuo mascara è waterproof. Io avevo scelto questa qua e la taglia è sbagliata, non so come ho fatto. E dalla parte quindi proprio di make up del brand, quindi di Eva Garden, mi ha dato prima di tutto questo smalto che io trovo bellissimo e tra l'altro è resistente all'acqua salata, c'è proprio scritto che è una cosa carinissima. E questo appunto è un colore super estivo. Ovviamente, sapendo la mia passione per i prodotti labbra, mi ha regalato un prodotto labbra e questo qui è il Chubby Matte Lipstick. E il colore è bellissimo perché è un nude molto molto elegante che tende al rosa antico ma allo stesso tempo all'arancione ed è in particolare il numero 26, quindi anche questo qui un prodotto di quelli che mi piacciono tanto e la cosa ancora più bella è che è matte, quindi risulta opaco sulle labbra. Un prodotto che ho già avuto modo di provare e che mi piace tantissimo è il mascara. Questo qui si chiama Incredible Mascara e ha un applicatore molto particolare perché in realtà è piccolissimo in silicone, ma vi assicuro che vi fa delle ciglia wow. Cioè, questo qui è al pari del mio adorato mascara di Benefit, non di Benefit, di Too Faced, mi sto confondendo. Quindi lo paragonerei assolutamente come risultato e come stesura al Better Than Sex di Too Faced, che io adoro e amo, lo sapete letteralmente. Questo mi piace allo stesso modo e infatti l'ho già usato 2 o 3 volte in questi giorni. Per finire mi ha regalato questa bellissima matita per gli occhi che è la numero 68 e si chiama proprio Eva Garden Eye Pencil ed è un colore metallizzato azzurro bellissimo. Molto simile ai colori che ho utilizzato per il make-up, che ho realizzato con i prodotti Pupa, di cui vi lascio poi il link nell'info box. Comunque questo azzurro, questa tonalità di azzurro mi piace tantissimo per la primavera e soprattutto trovo che tiri molto fuori le sfumature dei miei occhi, quindi insomma, non vedo l'ora anche con questa di farvi un tutorial. Mentre giravamo nella fiera abbiamo incontrato Angelica, che è una ragazza anche lei che mi segue, anzi ci segue, e le mando un bacione. E lei praticamente ci ha portato allo stand di Bella Oggi perché suo papà lavorava lì, quindi abbiamo conosciuto anche suo papà, che saluto e ringrazio perché è stato gentilissimo, se mai guarderà il video, se no faglielo vedere tu Angelica, almeno che lo saluto. E praticamente ci ha omaggiato anche in quel caso di tantissimi prodotti. Non sto a farveli vedere tutti perché sono veramente tantissimi, però ve li faccio poi magari vedere nei tutorial o comunque nei mi preparo con voi.
insomma, ci sarà modo di vederli, ma se mi mettessi veramente a farvi vedere tutto verrebbe un video infinito. Ovviamente vi faccio vedere i prodotti labbra che ho ricevuto perché probabilmente saranno i prodotti che in generale mi vedrete di più indossare, soprattutto questi che mi piacciono tantissimo. Sono praticamente delle mousse di rossetto effetto velluto, cioè una cosa particolarissima quando andate a stenderla, perché non sono una tinta labbra, rimangono semilucidi ma allo stesso tempo semiopachi, hanno proprio un effetto particolare e in particolare mi piace tantissimo questo colore che è il numero 01 Delicate Mauve, spero che si pronunci così, e hanno appunto il classico applicatore da tinta labbra, quindi quello un pochettino largo da tinta labbra ma anche da gloss, e hanno proprio questa consistenza per niente fastidiosa, ma lei ce l'aveva proprio detto, cioè ce li aveva consigliati, e l'ho preso anche in un altro colore che è lo 08 Brass and Purple, che rimane invece molto più viola, molto più intenso, meno da tutti i giorni. Poi ancora labbra, questo rossetto che è il numero 10 Passione ed è un rossetto leggermente colorato, quindi non rimane totalmente coprente ma rimane semilucido, quindi di quei rossetti che piacciono a me, molto portabili. Infatti ho scelto proprio un color carne, leggermente più scuro delle mie labbra, ma niente di trascendentale, perché questa tipologia di prodotti mi piace proprio poterla riapplicare più volte. E ovviamente, visto che non ne avevo abbastanza, un altro chubby stick, insomma un altro chubby, e questo qui si chiama Tentazione Balsamo Idratante Effetto Glossy ed è il numero 03 Candy Pink, quindi questi rosa, che sapete io amo i rosa, ma rimane molto molto sheer anche questo, da quel velo di colore più che altro fa quell'effetto che mi piace tanto, labbra da baciare. E sempre da Bella Oggi ho scelto anche questo smaltino che è il Gel Effect Keratin e ovviamente color nude, cioè non sto a dire altro perché ormai lo sapete, e appunto si chiama 16 Nude Look. Ho scelto anche una BB Cream, questa qui è la numero 03 Honey ed è la BB Cream 5 in 1, idratante, correttivo, uniformante, levigante e protettiva. Ha anche fattore di protezione 15. Io nel periodo primaverile estivo sapete che tendo a non utilizzare il fondotinta praticamente mai, se non in rare occasioni la sera, e quindi questa qui me la vedrete usare tantissimo, anche perché l'ho già sbocciata sulle mani e l'effetto che fa è proprio quello che voglio io. Come saprete dai vlog, venerdì sono stata anche all'evento di Vage e mi hanno dato quel cestino che vi avevo fatto vedere incartato nel vlog, che conteneva un sacco di prodotti anche in quel caso. Una cosa carinissima che c'era nel cesto è questo mascara. Io avevo già provato la stessa versione di mascara in nero e quindi non vedo l'ora di provare questa, che è la stessa cosa, quindi è quello 90x60x90, però è blu elettrico, quindi perfetto per la stagione estiva e perfetto per creare quei look magari molto semplici, però con il mascara che dà subito quel tocco in più e impreziosisce il tutto. Un prodotto che non vedo l'ora di provare e che mi incuriosisce tantissimo è questo rossetto, che è un rossetto idratante e volumizzante, si chiama Crystal Shine ed è il numero 01, quindi è questo colore sparaflesciante, però credo che una volta applicato risulti molto più sheer, quindi più trasparente, perché appunto è un rossetto dalla texture idratante, non coprente, così come risulta, sì, a vederlo è veramente sparaflesciante, quindi questo qui mi incuriosisce molto e non vedo l'ora di provarlo. E gli altri due prodotti di Vage che mi hanno colpita molto tra tutti quelli che c'erano nel cestino sono stati questo fondotinta, che è il Velvet Stay Matte fondotinta effetto opacizzante, copertura perfetta fino a 12 ore senza lucidità, e io l'ho ricevuto nel numero 02, quindi il colore che dovrebbe essere adatto a me. Anche questo non vedo l'ora di provarlo per poi sapervi dire se appunto è davvero matte e resistente come promette. E mi ha incuriosita anche molto questo ombretto cotto. Questo qui è l'ombretto cotto numero 19. Sapete che a me questi prodotti e questo tipo di colori piacciono tantissimo perché li trovo super pratici
per la mattina, vanno subito a illuminare lo sguardo e quindi li utilizzo sempre volentieri e quando li vedo mi attirano sempre un sacco. Penso di aver parlato tantissimo, ho cercato veramente di farvi vedere solo i prodotti che mi hanno colpita di più e che mi attiravano di più, però erano veramente tanti e quindi insomma ho fatto il possibile, mi sa che taglierò un sacco quando andrò a montare il video. In tantissime mi avevate chiesto di farvi questo video e anch'io non vedevo l'ora di registrarlo perché voglio sistemare i vari prodotti e iniziare per bene a testarli. Qualcosina avete visto, l'ho già provata, però cerco sempre in questa tipologia di video di farveli vedere intatti e quindi ero lì che li guardavo ogni mattina e dicevo no, devo fare il video, quindi finalmente ce l'ho fatta. Fatemi sapere con un commento qui sotto se vi va, com'è stata la vostra esperienza al Cosmo Prof, se ci tornerete. Io sinceramente spero di ritornarci perché comunque nel complesso è stata una bellissima esperienza. E se avete già provato qualcosa dei prodotti che vi ho mostrato, anche in questo caso fatemelo sapere con un commento. Io spero di avervi tenuto un po' di compagnia, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!